non hanno attinenza rispetto agli equilibri che riguardano tutto la filiera dello smaltimento, di cui la comunità di Siderno, quella politica e quella anche dei cittadini, in questi anni, nelle varie generazioni politiche, ha assunto delle decisioni, non sempre all'unanimità, ma sostanzialmente, diciamo, fino alle cose che Viole diceva, le scelte del 98, l'incanto di compostaggio, eccetera, sono scelte che sostanzialmente la politica e la città di Siderno alla fine ha accettato, sapendo che i rifiuti in qualche maniera dovevano anche essere un punto di responsabilità delle comunità locali, e non poteva la comunità di Siderno in questi anni girarsi dall'altra parte, e non ci siamo girati né politici e né cittadini. Poi tra di noi ci sono stati quelli che hanno protestato un po' di più dal punto di vista politico, dal punto di vista civile, ma questo fa parte della democrazia, come fa parte della democrazia, e questo lo voglio ricordare a me stesso e non a nessuno, che quando si è alla guida di una istituzione locale o nazionale, quello che sia, anche le proteste, anche le più difficili, le più crude, le più che non si condividono, sono un diritto civile dei cittadini, e rispetto a questo non si può fare chiosa di nessuno. Mi dispiace, io credo che bisogna avere la responsabilità di accettare anche le cose che non si condividono. Le può criticare? Sì, le può criticare. Però dal punto di vista del ruolo, l'istituzione, la vicepresidente del consiglio, o il consigliere, o il sindaco, o il consigliere regionale, rispetto a una legittima posizione di sofferenza della comunità, in qualche maniera, voglio dire, è preferibile che se si faccia un confronto con l'avversario politico, con l'istituzione, ma parlo con i cittadini, ritengo che sia anche i cittadini politicizzati. Per quanto mi riguarda, è un rilievo che faccio, lo faccio, ma assumendomi la responsabilità e non ritenendo di vedere nessuna cosa o voler accusare nessuno. Io credo che questa sera sia la sera della verità rispetto a tante questioni.